Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Gaia, con me Marco Pezzoni, buonasera. Buonasera a te Susanna e ai nostri telespettatori. E il nostro ospite di questa sera è l'ingegner Filippo Grumi, presidente del comitato Gaia di Gavardo, buonasera. Buonasera a voi e anche ai vostri ascoltatori. Come avete capito ci spostiamo sul territorio bresciano questa sera per parlare di uno dei progetti che a volte nascono ufficialmente per risolvere delle questioni ambientali, ma che nascondono altre motivazioni e che se realizzati potrebbero al contrario costituire un nuovo sfruttamento, un nuovo impoverimento del territorio verso cui si rivolgono. Quindi siamo a Gavardo, Comitato Gaia, che non è semplicemente il nome della terra come per la nostra trasmissione, ma che vuol dire Gavardo, Ambiente e Informazione Attiva. Esatto. E il progetto che analizzeremo questa sera è il progetto del nuovo depuratore per i comuni del Garda che è in fase di realizzazione più o meno, diciamo così, soprattutto di speriamo confronto anche con le comunità locali. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto, per chiarire bene le cose, che un depuratore attualmente del Garda esiste, esatto. Anche se è costruito negli anni 70, quindi è obsoleto e magari avrà qualche problema, non so, di tubature o sottodimensionato. Perché questo depuratore non funziona e si cerca ora una nuova soluzione? Allora, attualmente il sistema di collettazione del lago di Garda fa capo al depuratore di Peschiera, che è un depuratore di proprietà, diciamo, al 50% tra AGS, l'Agenzia di Verona, e Acque Bresciane, quindi è un 50% veronese e un 50% bresciano. Come ha detto giustamente lei, il collettore del lago di Garda è un progetto degli anni 80 e, come tutti i progetti, dopo 40 anni di funzionamento ha dimostrato alcune criticità e ha necessità di manutenzione e di alcuni interventi. Sono proprio queste criticità che non consentono al depuratore di Peschiera di funzionare al meglio, perché sembra assurdo dirlo, ma questo collettore assorbe l'acqua del lago e quindi la porta poi a depurare, una volta che si è sporcata perché si è mescolata con le fogne, a Peschiera. Questo fa sì che al depuratore di Peschiera arrivi un grande volume di acqua sporca da trattare e oltretutto un refluo, cioè quello che arriva alla parte fognatura, non di qualità e che si fa fatica a depurare, quindi a riportare poi nelle condizioni ottimali nel corpo recettore, che è il fiume Mincio. Quindi esistono delle grosse criticità da risolvere e per far fronte a queste criticità si è messo in campo già dal 2007 alcuni studi da parte dell'Università di Brescia per cercare delle soluzioni alternative, fino ad arrivare ai giorni nostri con la proposta di realizzare due maxi depuratori sul fiume Chiese e l'ultimo tratto del collettore Desenzano e Sirmione, che avrebbero comunque la possibilità di andare ancora a Peschiera. Ecco, quindi un problema che già è emerso è quello che già nel depuratore attuale non c'è la separazione delle acque bianche da quelle nere e quindi questo è sicuramente un fattore da tenere conto ovviamente per l'eventuale nuova opera. Ora, c'è appena stata una grande manifestazione, sì, domenica proprio, fatta da varie associazioni, tra cui la vostra, moltissimi cittadini e anche molti sindaci rappresentanti delle istituzioni. Perché, sì, la gente si sta muovendo in maniera così massiccia contro questo progetto? Allora, c'è da dire che da quando è nata l'ipotesi e abbiamo saputo che la prima ipotesi era di portare uno di questi depuratori a Muscoline, che è un comune vicino a Gavardo. Poi è stato nel giro di 3 mesi da Muscoline si è passati con l'opzione di Gavardo. Noi abbiamo portato avanti un'opera di informazione molto capillare. Cioè con orgoglio possiamo dire che non siamo un comitato del no e basta. Noi abbiamo detto no perché. E poi abbiamo fatto anche delle proposte alternative. Posso dire che abbiamo fatto circa 15 assemblee pubbliche dove abbiamo illustrato questo progetto e illustrato anche le ragioni del no perché e proposto qualcosa di alternativo, non solo lungo i comuni dell'asta del fiume Chiese, ma anche nei comuni del lago di Garda, proprio perché questo progetto ha come finalità la tutela del lago di Garda. Quando l'informazione passa, quando l'informazione è corretta, la gente ha capito
che questo progetto nascondeva delle seconde o terze finalità rispetto a quello che era invece la tutela del lago di Garda, e si è capito che non è accettabile da parte dei territori che invece vengono individuati come nuova collocazione di questi depuratori. Per cui pian piano la gente ha capito, grazie a questo enorme sforzo che abbiamo fatto come comitati e come associazioni di informazione, che questo progetto va contrastato. Non è possibile trovare una mediazione su queste collocazioni, perché si parla di Gavardo e Montichiari con scarico entrambe nei fiumi Chiese. Fiume Chiese, ricordiamo che ha già una situazione molto delicata, per cui ci sono già comunque varie battaglie portate avanti dalle associazioni per la sua tutela, in quanto spesso durante i periodi irrigui viene quasi ad essere completamente privato del suo deflusso. Quindi è un grosso problema questo. Riceverebbe le acque del Garda, in questo caso, dei comuni gardesani? Allora, diciamo che il Chiese ha una serie di problematiche che sono ben note, che vanno appunto, come diceva lei, da l'uso agricolo durante i periodi estivi, anche scarichi non autorizzati, quindi le problematiche sul Chiese sono diverse, e evidenziamo anche l'epidemia di Legionella che ha causato morti e parecchi malati, però è un argomento che faccio sempre un po' difficile da toccare proprio per quello che ha comportato a livello di lutti nelle comunità interessate. In realtà si vuole prendere tutta la fognatura dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda, per quanto riguarda Gavardo, diciamo indicativamente da Salò fino a Gargnano, prendere queste fognature, portarle a Salò e da Salò, attraverso i sistemi di pompaggio, portarle in salita per 150 metri di dislivello per 2,2 km fino a superare le colline, da lì portarle nel nuovo impianto che si vuol fare a Gavardo e, una volta depurate, scaricarle o nel fiume Chiese, quando ha la capacità per farlo, perché il fiume Chiese ha un comportamento quasi torrentizio, quindi a differenza del Mincio, che può essere regolato dal lago di Garda, che ha una portata più o meno costante, il fiume Chiese no, e quindi ha periodi di secca e periodi di piena. È previsto che durante i periodi di secca lo scarico di queste fognature depurate avvenga addirittura nel canale Naviglio, quindi superando la tangenziale, per far fronte all'impoverimento dell'acqua del fiume Chiese. Quindi si andrebbero a interessare anche delle altre comunità, che sono, certo, quelle tutte interessate dal canale Naviglio. E che cos'è che non risolve questo progetto? Beh, il progetto nasce per depurare le fognature del lago di Garda e è stato venduto come la soluzione ai problemi del lago. E i problemi del lago in realtà sono altri e non vengono toccati, per stessa ammissione degli enti gestori, da questo progetto. Quindi, in primis, la separazione delle acque bianche e nere all'interno delle comunità non viene affrontato, proprio perché ha dei tempi più lunghi rispetto alla realizzazione di questo depuratore. C'è il problema del fosforo, che è in continuo aumento sul lago di Garda, ma la causa non è il collettore, quindi il problema rimane quello che è. C'è il problema degli scarichi abusivi, grandissimo, ed è forse il problema principale e l'urgenza principale da risolvere. C'è un gruppo di amici del CAT, del Movimento 5 Stelle di Desenzano, che lungo gli 8 km di Desenzano hanno mappato 48 scarichi, di cui alcuni non noti nemmeno agli enti gestori. Questa è la vera problematica del lago di Garda, non un collettore che ha la sua età, ma che attualmente sta ancora reggendo il colpo. Io chiederei però, Susanna, alla regia, se ce la fa, perché tutte queste informazioni, per chi no, è della vostra area, vengono capite immediatamente. Per chi invece non fa parte della vostra territorio, se si riuscisse a avere la geografia, se si riesce ad avere la mappa di quei luoghi del lago di Garda, di Gavardo e di Montichiari, lo chiedo alla regia, allora probabilmente anche chi non è del territorio capirebbe la differenza e l'insensatezza della proposta, perché si vedrebbe che cambiano valle, cioè praticamente la proposta che starebbero per cercare di far passare a tutti i costi non grava sulle comunità del lago, che sono quelle che dovrebbero assumersi la responsabilità, no, come stanno facendo adesso in parte e in modo anche non adeguato, a Peschiera. Non sono quelle comunità che si farebbero carico di depurare i loro reflui e soprattutto, esatto, i reflui civili. Colgo anche l'occasione per dire ai nostri telespettatori
che l'Italia non è proprio ben messa sulla questione della depurazione delle acque, non solo perché abbiamo impianti obsoleti, ma perché alcune regioni sono molto in ritardo. E non a caso nel 2017 abbiamo avuto una multa da parte proprio della Corte di Giustizia Europea, proprio perché, lo diciamo ai nostri telespettatori, in Italia si riesce a depurare circa poco più del 60% delle acque reflue, mentre quasi un 40% non è ancora depurato. Voi capite che questa cosa ha un impatto gigantesco sulla salute, sull'ambiente e su tutto. Nel nord Italia si sta un po' meglio, ma non tanto. Per esempio il Veneto ha una situazione molto grave per via anche dello PFAS, e non a caso ci sono studi recenti che dimostrano come queste molecole si muovono dopo l'inquinamento sotto il suolo e dentro l'acqua e nelle falde. Arrivando poi, se si riesce a vedere la cartina del lago di Brescia e dei dintorni, qui invece di depurare le acque e poi continuare nello scarico delle acque depurate sempre nella valle che fa parte del lago di Garda, esatto, e che è il Mincio e che quindi a sud va nel Mincio, si cambia valle. Quindi utilizzando quella che io chiamo sempre, o pensando in chi la attua, l'anello debole della catena. Io non mi faccio carico dei reflui del mio territorio, non potenzio, non miglioro il depuratore, per esempio, di Peschiera, che è quello che naturalmente sarebbe deputato a utilizzare le due sponde bresciana e la sponda veronese del lago di Garda, ma cosa faccio? Faccio, come diceva adesso il nostro ospite, praticamente sposto tutto quello che sono le acque reflue, quindi sporche, le faccio bypassare una collina, vado in un'altra valle, che è appunto la valle del Fiume Chiese e di Gavardo. Non a caso mi pare che si sono mobilitati anche quelli del lago d'Idro nella preoccupazione, ma anche la Bassa Mantovana. E ovviamente la Bassa Mantovana. Quindi si cambia valle, ecco qui lo vediamo, vedete dove è la sponda bresciana, Toscolano Maderno, Gardone, Salò e giù fino a Desenzano, e l'altra parte invece Torri del Benaco, eccetera, Garda, Bardolino, che sono la parte bresciana. Ecco, attenzione, come diceva il nostro ospite, tra Salò e Toscolano Maderno si passerebbero le colline e, come vedete, Gavardo è nell'entroterra, non è sul lago di Garda, è in un'altra valle, lo vedete lì Gavardo dov'è, e da Gavardo poi probabilmente si pensa, la seconda riflessione oltre a questa, di addirittura coinvolgere altre comunità che già hanno i loro problemi per scaricare su di loro la teoria che dicevo dell'anello debole della catena, pensando, questi sono in grado di fare meno resistenza. La seconda riflessione è che non c'è stato, adesso lo chiediamo, ma nessun dibattito pubblico, certo, come chiederebbe la democrazia deliberativa. Ora arriviamo e quindi a questo sono argomento. La tecnocrazia che decide e addirittura condiziona anche la stessa politica. Allora, adesso ci arriviamo piano piano, perché quello che tu hai detto è vero, ma non è soltanto questione di buon senso, ma mi pare che ci sia anche il testo unico in materia ambientale che dice proprio quello che diceva Marco, ossia che i reflui vanno gestiti nella zona del bacino di competenza, insomma. Quindi c'è anche una questione che non è di poco conto. E oltretutto, questo che tu dicevi, il coinvolgimento delle comunità. Più sommando il fatto che alcuni problemi, che sono i reali problemi, come quello della differenziazione delle acque bianche da quelle nere, non vengono risolti, insomma il quadro si fa veramente complesso. Si fa complesso, e allora vediamo di capire perché c'è questo progetto e quali alternative eventualmente ci sono, perché tra l'altro questo progetto, ricordiamolo, è costoso, costa 230 milioni, parte dei quali andranno prendere i soldi dalle tasche dei cittadini. Mi ricollego al discorso di prima, il progetto Gavardo e Montichiari sostituiscono il progetto di Visano,
che non è Visano del Garda, perché si trova a 35 km da Lonato, che è il paese più vicino sul lago di Garda. Quindi l'idea di andare lontano dal lago di Garda c'è sempre stata, e quindi noi, quando facciamo le nostre assemblee, facciamo vedere dove si trova Visano e facciamo capire che non si chiama Visano del Garda proprio per la distanza che c'è. Adesso si viene a Gavardo e Montichiari, ma il principio resta sempre quello: mi sposto, porto le cose fuori dal mio ambito. Mi ricollego alle proposte alternative. Le soluzioni alternative ci sono. Diciamo che è stato dato incarico all'Università di Brescia di esaminarne un numero ristretto da parte del gestore, quindi manca un attimo quella volontà di esaminare le soluzioni ad ampio raggio, perché il gestore, cioè Acque Bresciane, ha fornito all'Università prima 6, poi 4 ipotesi tra cui scegliere, e l'Università ha scelto quella che secondo lei è la migliore fra queste 4. Noi chiediamo che venga ampliato il raggio di soluzioni da esaminare. Ci sembra assurdo che nelle soluzioni esaminate non ci sia quella che il buonsenso spingerebbe a valutare per prima, la ristrutturazione dell'impianto che c'è. Stiamo parlando di un impianto che, costruito a fine degli anni 80, è costato 236 miliardi di lire di allora. È un impianto che c'è, e quindi la prima ipotesi verrebbe: cerchiamo di ristrutturarlo, vediamo che costi ha, rimetterlo in funzione per le esigenze che ci sono oggi. Questa valutazione non è mai stata fatta, e noi chiediamo il perché. Cioè, se può essere molto meno costoso, molto meno impattante dal punto di vista ambientale e gestionale, quindi di ritorno sulle tasche dei cittadini, la ristrutturazione di un impianto che c'è già, perché no? In seconda ipotesi chiediamo che venga presa in considerazione l'ipotesi di mantenere l'attuale recapito, come diceva giustamente lei, a Peschiera. È una delle soluzioni esaminate dall'Università di Brescia, comporta la dismissione della condotta sublacuale, che sembra essere il perno su cui viene postata tutta questa questione, quindi quel progetto lì, quella soluzione lì lo elimina, viene accusato come corpo recettore il fiume Mincio, per cui noi chiediamo che la soluzione sia quella naturale di riportare tutto a Peschiera attraverso una stessa soluzione esaminata dall'università e che l'università stessa ritiene fattibile. Quindi ci chiediamo perché non si voglia prendere in considerazione quella con o senza condotta sublacuale. Ecco, lei prima accennava degli altri obiettivi, diciamo, sotto a quello principale per cui questo progetto è stato tanto spinto. Quali sarebbero, secondo voi, questi? Ma allora, obiettivi? Emerge dall'esame dei documenti, perché a quelli dobbiamo fare riferimento, visto che sono depositati e quindi sono consultabili da tutti. Sono sul sito di ATO Brescia, chiunque può andare, scaricarli, esaminarci e fargli una sua idea, come ci siamo fatti noi. Diciamo che spostare i due depuratori a Gavardo e Montichiari permette all'ente gestore, dichiarato nel suo progetto, di accorpare nel breve termine o comunque nel medio termine tutti i depuratori della Valsabbia su Gavardo e tutti i depuratori della Bassa Bresciana su Montichiari. Questo è un'evidente ottimizzazione dal punto di vista gestionale, tenendo presente che viene anche dichiarato che si vuole favorire già il gestore degli impianti che c'è a Gavardo. Il fine gestionale finanziario dell'operazione è stato esplicitato in un modo abbastanza evidente, senza contare che anche l'appoggio fatto dalla Coldiretti a questo progetto sottintende comunque uno spostamento di acqua molto pesante dal bacino del Garda al fiume Chiese, con eventuali ricadute anche su quello che potrebbe essere il mondo agricolo. Noi riteniamo che la parte principale sia una questione finanziaria e gestionale di ottimizzazione da questo punto di vista. Ovviamente spostare volumi di acqua così importanti ha delle altre ricadute. Certo, perché sappiamo poi nei periodi di secca quanto sia essenziale, quanto ci sia la battaglia anche sì, tra chi preleva l'acqua e chi invece vorremmo dice ricordare no. Che però questo progetto nasce ed è finanziato dallo Stato per 100 milioni per tutelare il lago di Garda. Quindi lo scopo prioritario del progetto è la tutela del lago di Garda, non i legittimi interessi dell'ente gestore, che però dovrebbero essere posti in secondo piano rispetto a fare la scelta ottimale per il lago di Garda, che non chiedendo inutili sacrifici a comunità che col lago di Garda hanno ben poco a che vedere, come quella del Comitese. Secondo me si inserisce anche un altro ragionamento, diciamo così, che io considero regressivo, cioè in realtà il lago di Garda è un ecosistema unitario
e andrebbe visto da parte dello Stato, da parte dei territori, come l'esigenza di una governance unitaria. Sono pienamente d'accordo. E nel passato, tutto sommato, qualcosina, anche se ormai è obsoleto, si era fatto nella gestione del fatto che c'è una regione, il Veneto, e c'è una regione che è la Lombardia, c'è una provincia che è Verona, c'è una provincia che è Brescia, che dovrebbero sforzarsi di collaborare su questa gestione unitaria. C'è anche il Trentino. E c'è anche il Trentino, no. Siamo in tre. Il Trentino, no. Invece in questa scelta non solo le logiche tecnocratiche vengono premiate sulla politica e su uno sforzo di governance unitaria del lago, ma praticamente ciascuna provincia e ciascuna regione come ragiona. Io tengo tutto per me, il controllo è mio, chi se ne frega se di là. Questa cosa, lo diciamo ai nostri telespettatori, sono passi indietro rispetto a quello che dovrebbe essere uno sforzo di governo unitario dei bacini, degli ecosistemi, dei fiumi, mentre qui ciascuno dice ma così io potenzio il mio lato gestionale tecnico e Verona si farà i suoi, Brescia si fa i suoi e però oltretutto naturalmente si fa pagare il prezzo maggiore proprio alle comunità che sono quelle più in difesa. Allora lo diciamo ai nostri telespettatori, c'è anche una visione delle istituzioni nel rapporto col territorio che è assolutamente sbagliata, è regressiva. No, sottolineo questo perché noi dovremmo sforzarci in Italia di avere una visione più collaborativa tra regioni, territori, province, mettendo al primo posto appunto per esempio una gestione, un governo unitario dei bacini fluviali. Lo dico a te che sei del Bresciano, ma lo so che ma la stessa cosa purtroppo capita sui fiumi, sul Po. Cosa succede? Che il Veneto va per conto suo, l'Emilia Romagna va per conto suo, la Lombardia, il Piemonte, ma così facendo poi il bacino del Po non è mai stato in grado di avere una visione unitaria ambientale che in qualche modo lo tutelasse e lo valorizzasse. Quindi è un prezzo questa visione di dividere e di separare i territori e ciascuno in autarchia gestisce il suo sistema di potere tecnocratico che è profondamente sbagliata e anche arretrata. Poi c'è anche la questione, Filippo, del proprio dell'impatto ambientale che il progetto porterebbe sul territorio, perché abbiamo visto prima una cartina andata in onda dove c'è appunto la zona in cui verrebbero posizionati questi impianti del nuovo progetto di depurazione, che è compresa tra il Chiese e la tangenziale. Che cosa vuol dire? Che qua c'è un impatto ambientale notevole in un territorio che già comunque ha delle problematiche. Mi rifaccio perché l'assist è troppo goloso per non approfittarne, ma ritorno poi volentieri alla tua osservazione. Non solo dal punto di vista amministrativo ci sono tre regioni, ma tutte e tre adottano sistemi depurativi per il lago di Garda diversi l'una dall'altra. Mentre i trentini scaricano nel Sarca quello che viene depurato, i veronesi concentrano tutto a Peschiera, i bresciani addirittura cambierebbero valle. Quella battuta che facciamo noi è che un pesce nel lago non sa dove sono i confini amministrativi e quindi quello che chiediamo è che ci sia anche un'unica cabina di regia che prenda in mano la situazione, che se ne faccia carico il ministero piuttosto che di dovere, ma che qualcuno ci metta un occhio e dica per il bene del lago di Garda forse è meglio che ci sediamo tutti intorno a un tavolo e decidiamo insieme qual è la soluzione migliore, perché non è possibile avere tre soluzioni migliori, ognuna spacciata come quella migliore, quella più giusta e ognuno se la porta avanti. Il lago è quello e va gestito per il bene di tutti al meglio. Per quanto riguarda l'impatto ambientale di questa scelta è evidente, cioè noi abbiamo proposto nelle nostre alternative che venissero recuperate delle aree dismesse o delle aree come cave, ex fabbriche sul lago, in modo che non solo ci fosse recupero di suolo, no? Come in questo, che invece qui si va a consumare suolo agricolo vergine, ma che venissero recuperate delle aree attraverso proprio il finanziamento che c'è. L'impatto che c'è nella realizzazione del depuratore di Gavardo, che è sostanzialmente un depuratore nuovo,
è quello di distruggere un'area agricola che nelle varie amministrazioni hanno cercato di tutelare a più non posso, e invece qui ci si è trovati calato dall'alto, senza alcuna discussione sul territorio, questo progetto. Faccio sempre l'esempio, come se qualcuno mi venisse proprio sullo zerbino di casa, perché questa è proprio l'ingresso del paese, e quindi quando uno arriva troverebbe sulla sua destra questo mega impianto, mentre adesso invece quando lo costeggia si trova i prati. Ecco, anche qua mancherebbe quella, manca quella visione d'insieme di cui parlava appunto Marco, che è fondamentale, soprattutto il fatto di coinvolgere i cittadini. E sentiamo, vorrei farvi sentire questo discorso che ha fatto il sindaco durante la manifestazione, il sindaco di Gavardo, vediamo. Ci troviamo qui, io oggi sono anche emozionato perché abbiamo fatto alcune manifestazioni in cui eravamo un po' di meno, e devo dire che dopo un anno e mezzo la coscienza che l'opera sia veramente assurda ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno i cittadini, ce l'hanno i sindaci, che io devo ringraziare, perché questo problema, che poteva essere visto come un problema solo di Gavardo o di Montichiari, è diventato subito un problema di tutto il Chiese. Tutti i consigli comunali lungo il Chiese, sostanzialmente, quasi, ne mancano veramente pochi, hanno approvato delle mozioni contro la realizzazione di questo maxi depuratore di quello di Montichiari, con delle motivazioni oggettive. È ora che la finiscano di dire che è campanilismo, perché, come diceva Filippo, dall'altra parte si sta realizzando il depuratore che Gavardo ospiterà per 4 comuni. Ecco, voi pensate che per almeno un anno è stato detto che in questa sede veniva ampliato quel depuratore che è partito 2 settimane fa. Quindi questo è l'ampliamento di quello che ancora non esiste. E per da là arrivare qui si farà un cavalcavia come quello di cui siamo passati sotto. Ditemi voi se è possibile portare le fognature dei comuni bresciani del lago, portarle fino qui o portarle fino a Montichiari. Finalmente, attraverso numerosi incontri che stanno facendo i comitati, al quale anche noi sindaci a volte partecipiamo, anche quelli sul lago stanno cominciando a capire che, oltre a fare il depuratore qui, le tubazioni per arrivare qui non saranno invisibili, ma dovranno scavare per 33 km sulla Gardesana. Devono spiegarmi come faremo ad accogliere i turisti sulla Gardesana per 7-8 anni, che quando si fa una buca sulla Gardesana si fanno le code di chilometri. Come si possono spendere 7-8 milioni all'anno per l'energia elettrica per portare qua le fognature del lago? Quindi io sono contento che, parlo a nome dei sindaci che sono qui, che sono venuti oggi. Guardate che non era scontato, come dicevo, riuscire a mettere insieme sindaci, cittadini, comitati, tante volte si è divisi. Su questa cosa no, ed è significativo. Se tutti la pensiamo allo stesso modo, bisogna che quelli più in alto sentano, ci sentano, perché in questo campo qui, sul Chiese che è di lì e sul Naviglio che è di qui, non si può buttare l'acqua depurata dei depuratori, delle fognature dei comuni bresciani, del lago di Garda. Ma anche perché le soluzioni ci sono. Non stiamo dicendo non lo vogliamo, non c'è un'alternativa. Le alternative ci sono, ma non lo dico io. Lo dice l'Università di Brescia che le alternative ci sono. Nello studio che è stato fatto, e che tutti ormai, penso bene o male, siete qua, sapete, ci sono altre alternative. Ma come diceva il sindaco di Montichiari, attraverso dei parametri che non sono ben chiari, la prima in classifica è Gavardo e Montichiari. Gavardo, Montichiari è un po' Peschiera. Bene, i sindaci hanno deciso di affidare uno studio appunto che analizzi questi parametri utilizzati dall'Università delle Acque Bresciane per smontare questo progetto. E chi lo finanzia? Lo finanziano tutti i comuni che hanno deciso di aderire a questa cosa. Quindi io li ringrazio ancora, i sindaci, anche per questo. Ed è bello che tutti i sindaci del Chiese, del Naviglio anche, perché a novembre di quest'anno, dell'anno scorso, del 2019, anche 3 comuni lungo il Naviglio hanno approvato la mozione contro il depuratore. Perché? Perché in caso di secca del Chiese si è deciso che lo scarico andrà nel Naviglio. E quindi questo nostro fronte si sta ampliando. Però c'è bisogno del sostegno di tutti, perché sono convinto che
la battaglia sarà ancora lunga e difficile, però tutti dobbiamo rimanere uniti, tutti dobbiamo farci forza, ci faremo sentire. Ora stiamo raccogliendo le mozioni e credo settimana prossima le spediremo sia al Ministero, alla cabina di regia, nel quale voi sapete c'è questa cabina di regia dove stranamente c'è Regione Veneto, Regione Lombardia, c'è l'Alto di Brescia, l'Alto di Verona, c'è l'ATS che è praticamente non l'azienda sanitaria ma è questa associazione di scopo della Grigarda, ma nessun comune, nessuna istituzione della Valsabbia o lungo il Chiese. Come si può decidere di portare qui il depuratore se nessuno può dire che qua non va bene il depuratore? Ecco, tra l'altro giovedì in regione, in conclusione, ci sarà l'incontro proprio al Pirellone con 30 sindaci del comune del Garda e del Chiese per decidere, quindi ci sarà ancora ufficio d'ambito di Brescia che presenterà questo progetto contestato e si cercherà di capire un po' che cosa si può fare, quindi una buona notizia comunque il fatto che adesso, solo adesso, però insomma adesso ci sia la possibilità di far sentire la propria voce. Dipende da come uno legge questo incontro. Noi lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito anche in consulta provinciale per l'ambiente, noi non ci confrontiamo su questo progetto. Cioè, questo progetto deve essere ritirato, non ha nessuna ragione per essere portato avanti e noi riteniamo che non possa essere migliorato. C'è un'unità, proprio un fronte unito su questa cosa. Questo progetto non può essere migliorato, è inutile che ci parlino di piste ciclabili a compensazione. Questo progetto deve essere ritirato e siamo disponibili a confrontarci sulle ipotesi iniziali per capire qual è la soluzione migliore, o a meno che non ci si dica che un ente terzo, super partes, questa volta veramente prende in mano la situazione. Poi se questo ente terzo, individuato di comune accordo, ci dirà che è Gavardo, va bene, se è la soluzione migliore per il lago di Garda ce ne faremo una ragione e cercheremo di migliorare la situazione. Ad oggi, per come è stata gestita tutta la questione e per il progetto che ci è stato presentato, noi non siamo disponibili al confronto su questo progetto. Se questa è la volontà, possiamo anche fare a meno di andare a quella riunione, come abbiamo già ribadito più volte. Vedremo se il territorio potrà avere ragione di ciò che appunto ritiene più opportuno per la vita dell'ambiente e dei suoi cittadini. Io ringrazio il nostro ospite di stasera Filippo Grumi di Gaia Gavardo e ringrazio anche il nostro Marco Pizzoni. Grazie Susanna e ai nostri telespettatori. Arrivederci. Grazie a voi.